Sono sul fiscale adesso. O io ho anche il cronometro. Se va. Ma in effetti in 5 minuti il tema non è facile da trattare, per cui io pongo tre questioni fondamentalmente. Devo dire che ho avuto la possibilità di parlare con Filippo Taddei giusto un mese fa a Granarolo, non solo di questo tema, ma anche di legge di stabilità, e quindi ho apprezzato tutto sommato l'enfasi, e secondo me, al di là, come gli ho scritto il giorno dopo, non sia d'accordo su tuttissimo, soprattutto sulla legge di stabilità, a mio avviso la chiarezza intellettuale e anche la convinzione con la quale il percorso viene portato avanti. E personalmente oggi voglio soffermarmi su tre aspetti. Uno, l'argomento clou, quello di cui abbiamo parlato, jobs act. Due, il tema conseguente, cioè la creazione di posti di lavoro. Terzo, cosa possiamo fare noi sul territorio, cosa dovremmo fare, perché siamo chiamati qui come segretari dei circoli PD, e io questo lo interpreto come la necessità che un intervento da parte nostra risposta a fare. Allora, io sono sempre stato, fin da quando è stata presentata questa proposta, di due opinioni. Una, d'accordo fondamentalmente col suo impianto, io non trovo particolari debolezze. Devo dire che ho vissuto il rapporto col mondo del lavoro da ex manager d'azienda, sono stato dirigente d'azienda per tanti anni, in tanti modi, e devo dire, lo ammetto con molta franchezza, qui ci sono grandi amici come Ignazio, che invece fa di professione sindacalista, con il quale ci confrontiamo, che oggettivamente, ho studiato anche numericamente il fenomeno, è stata fatta in effetti una battaglia di principio su alcuni temi. Poi giustamente il segretario della Camera del Lavoro poneva molte obiezioni assennate, però è stata fatta una battaglia di principio su alcuni temi che nel concreto, sia nei numeri che nei fatti, sono meno rilevanti a mio avviso oggi di altri. Ha lo stesso numero di situazioni in cui le problematiche legate alle questioni del reintegro non integro vengono applicate. Due, le casistiche che le imprese hanno a disposizione per intervenire, hanno avuto fino ad oggi, per intervenire su certi aspetti. Quando mi sono trovato purtroppo nella situazione, da persona che è sempre stata estremamente di sinistra, progressista eccetera, però di dover dire a un lavoratore non fai più al nostro caso, alla fine ragionando e adottando anche i giusti strumenti non ricordo un caso in cui non sia riuscito, con quello che la legge mi metteva a disposizione, a ottenere un certo tipo di soluzione. In questo senso credo che, per come è messo e per come tendenzialmente va il nostro mercato del lavoro, per i dati che sono stati fatti vedere sui contratti dei non assunti piuttosto che, io ritengo che l'impianto che è stato disegnato sia effettivamente più coerente con i tempi che ci sono adesso e che ci aspettano. Questo è il primo assunto. Il secondo assunto però è che io non ho mai considerato per uno, ma non solo credo per uno, il lavoro come una variabile indipendente. Cioè, per me il lavoro, l'ha detto da questo punto di vista bene il segretario della Camera del Lavoro, ma sono convinto la pensi così anche Taddei, il lavoro è una componente importante, ma nell'ambito di un processo di ripresa dell'economia che noi dobbiamo in un qualche modo sostenere. Questa nostra Italia ha tutti i difetti che ha da tanto tempo, ma il difetto più grave è che sono 35 anni che non c'è uno straccio di politica industriale. È dalla fine degli anni 70. Siamo andati via con l'Italia da bere, sfarfallando di qua e di là, e la politica industriale l'abbiamo lasciata oggettivamente completamente andare. C'è qualcuno che dice oggi dovremmo riprendere dai nostri settori chiave, no? I settori dell'Italian Factor, l'abbigliamento, l'arredamento, l'alimentare, cominciano tutti per anni. Io ho fatto uno studio quest'estate, mi sono dedicato, purtroppo non faccio l'economista di professione, mi piacerebbe, ma devo campare d'altro, e ho fatto uno studio
e sono andato a vedere anziché il PIL cosa incide in termini di valore aggiunto per questi settori e che possibilità hanno. Allora, se noi dovessimo basare per quello che incidono questi settori sul valore aggiunto della nostra economia, valore aggiunto è una variabile che è molto legata al PIL, però ha delle caratteristiche sue. Io ho stimato che il potenziale intrinseco di ripresa della nostra economia è inferiore al 2% annuo. Se dovessimo basarci solo sui settori, cioè noi dobbiamo fare cose nuove, non possiamo pensare che con l'attuale assetto che abbiamo possiamo fare qualcosa di significativo per recuperare quello che Filippo diceva. Cioè, io voglio avere questa prospettiva, scusate se abuso di un termine, per le mie figlie, ma non solo, voglio avere questa prospettiva di poter quantomeno riassettare il paese. E in questo senso dico, dobbiamo puntare molto sugli aspetti che possono portare alla creazione di posti di lavoro. Renzi parlava in Australia di puntare sulle tecnologie, sicuramente non è facile per come siamo messi oggi, però abbiamo visto nell'attuale dibattito sulla redistribuzione della ricchezza in giro per il mondo, fortunatamente un dibattito che c'è, sfortunatamente, perché la ricchezza negli ultimi anni non si è distribuita bene nel mondo, che però la tecnologia è stato un fattore determinante. Ecco, ad esempio su quell'ambito favoriamo questo processo. E un'altra battuta sola delle tante che vorrei dire, un altro aspetto dovrebbe essere favorito, le leggi di cui faceva riferimento Taddei, gli stessi centri per l'impiego, qui il ragionamento veramente infermo, sarebbe bello, dovrebbero facilitare altre cose, così come le associazioni. Ad esempio ci sono tanti nostri operatori che fanno mestieri anche non banali, che però si stanno chiedendo se chiudere, smettere o andare. Perché non abbiamo dei giovani ad affiancarli e a prendere in mano le loro attività? Io mi sono trovato con un focus di piccoli imprenditori proprio martedì scorso a parlare di questo. 2 su 7 hanno detto: noi vorremmo lasciare a qualcuno la nostra attività, ma non sappiamo chi lasciare. Allora favoriamo questi passaggi. Qui c'è un aspetto centrale del Jobs Act, io lo sottolineo, che è la riqualificazione. Adesso Marco Lombardo prima ce l'ha fatto vedere con questa sbornia da prezzi con cui ti ha sottoposto il nostro in maniera molto veloce, però il tema dei centri per l'impiego è cruciale, la grande innovazione fa sorridere, ma è vero, noi abbiamo la questione che i nostri centri per l'impiego rispetto al resto dell'Europa hanno una produttività ridicola. È vero, hanno anche poche persone, però hanno una produttività veramente ridicola. L'ultima battuta sul nostro territorio, l'ultima battuta di tanti che sarebbe stato bello. Non parliamo solo di Emilia Romagna, Bonaccini ha detto per un mese e mezzo, quel poco di campagna elettorale che si è riusciti a fare, che il lavoro era al centro di tutto, oggi sul giornale ho detto che si gioca tutto sulla sanità. Chiaramente lì le partite sono diverse, spero però che non rinneghi questo fatto, che sul lavoro ci giochiamo molto anche in Emilia Romagna e ci giochiamo molto anche a Bologna. Sta emergendo, e concludo, una tematica legata al fatto che l'economia mondiale non è più regolata dagli stati ma dalle grandi città. Le multinazionali sono molto attratte dalle grandi città. Gli esempi che citava Taddei, Toyota, e io adesso quell'altro nome, siccome sono un antitabacco per definizione, sì, ma lo sapevo, però non lo vorrei dire. Però producono. No, lo so, me l'hai già spiegato, lo sappiamo. Però va bene. Detto questo, 600 città nel mondo, dati 2013, producono il 50% del prodotto interno lordo mondiale. Io ho fatto un po' di conti, l'Italia produce il 2,5% di questo prodotto interno lordo. Una città media produrrebbe lo 0,08, una città media di quelle 600 produrrebbe lo 0,08, ma la statistica è fatta in un certo modo, di queste 600 c'è qualcuno che fa lo 0,05. Lo sapete che la città metropolitana di Bologna ci starebbe dentro? Allora, come ci poniamo noi rispetto, cioè il milione di abitanti della città metropolitana, con la quota di PIL
della città metropolitana di Bologna, starebbe dentro alle 600 città o aggregazioni metropolitane, perché alcune di queste in Germania sono aggregazioni, che allora noi bisogna che riportiamo anche nei nostri circoli, nel nostro territorio. Io a Granarolo vorrei aprire un laboratorio, ho già previsto per il primo trimestre una serie di iniziative e spero tanto di avere anche Filippo. Se è stato duro averlo, sono in corso 6 mesi, però se mi dovesse ricapitare di avere Filippo per parlare di tematiche anche legate allo sviluppo, perché le sue competenze vanno molto anche in questo senso, non solo sui temi di cui abbiamo parlato oggi, perché credo che noi dobbiamo intervenire pesantemente e mi piacerebbe condividere magari in una sede più operativa e specifica con gli altri segretari di circolo dei percorsi da fare insieme per poter avere una prospettiva territoriale comune. Grazie.